Cari telespettatori, ben ritrovati. E visto che ci avviciniamo sempre più ai momenti clou dell'estate, quindi delle partenze, delle vacanze, alcuni le hanno già espletate, alcuni pochi esaurite, però la gran parte delle persone si accinge a partire o ripartire, o comunque a completare tra luglio e agosto il periodo di ferialità. Allora, per parlare di andamenti, di trend, di problematiche, di criticità e di aspetti positivi, abbiamo con noi due ospiti. Allora, qui in studio vi presento subito, ben ritrovato Marco Michielli, vicepresidente nazionale Confturismo, presidente Veneto Confturismo, grazie di essere qui con noi. Grazie Collegati invece con Massimiliano Schiavon, presidente Federalberghi Veneto, ben arrivato presidente. a voi. Salve, buongiorno a tutti. Allora, io incomincerei con lei, Presidente Schiavon, a inquadrare un po' la situazione per quel che riguarda l'ambito alberghiero, ricettività in genere nella regione Veneto. E quindi, incominciamo dagli aspetti positivi e da quelli più critici, mi dica lei. Perché so che la L'aspetto criticità, positivo è che dica. siamo ormai entrati nel clou della stagione balneare per le coste del Veneto, ma anche in previsione della stagione, diciamo, estiva della montagna, e con tutto sommato una discreta tenuta del mercato estero per quanto riguarda, diciamo, le nostre spiagge e anche per la montagna, ma così anche per le nostre città d'arte. Facciamo dei C'è da dire distinguo, che, facciamo prego. dei distinguo perché, per comprendere bene, perché ci sono voci diverse al riguardo, c'è cioè chi dice che le spiagge tengano bene ma con meno italiani, è così. Ma guardi, indubbiamente è una stagione che non ha le caratteristiche di quella precedente. Indubbiamente, quello che noi stiamo registrando è una ancora maggiore tendenza della prenotazione sottodata e anche sensibilmente una minore pressione della domanda in generale. Chiaramente, quanto successo è inevitabile che abbia in qualche modo messo mano alle tasche degli italiani, così come anche dei, diciamo, nostri clienti tedeschi. E mi riferisco evidentemente all'incremento dei costi generali delle materie prime, così come anche all'incremento voluto dalla Banca Centrale per contrastare un po' anche l'inflazione dei tassi di interesse che incidono indubbiamente sui mutui e quindi sulla capacità di spesa sia del mercato italiano, ma non da meno anche del mercato estero. Diciamo che abbiamo come Veneto nelle nostre spiagge la possibilità di miscelare ancora un po' tra mercato estero e mercato italiano, laddove magari rileviamo una maggiore sofferenza di un mercato rispetto all'altro. Però è innegabile che stiamo registrando tutto sommato ancora una tenuta dei prezzi della vacanza, diciamo, estiva, ma indubbiamente una leggera flessione della occupazione delle nostre strutture, in particolare, un po' più marcata nelle strutture a 2-3 stelle, ma non da meno anche nelle 4 stelle, dove però riescono ancora a marginare un po', sulla leva prezzi. Questo perché evidentemente quel target è un po' meno sensibile. Però, insomma, a volte, come si faceva in passato, o come la politica a volte ha fatto l'errore di pensare che anche un solo euro non incida su quelle che sono i costi, diciamo, della vacanza o le dinamiche di prenotazione. In realtà non è così, perché anche solo un euro, anche pochi euro nell'ambito di un'economia familiare, va evidentemente a incidere su tutte quelle che sono poi le spese accessorie per altri servizi legati alla vacanza. Quello che le posso dire io, in buona sostanza, è che stiamo vedendo un trend molto concentrato sul fine settimana, quindi con molta pressione nei weekend, e una marcata flessione nell'arco del midweek. Questa è una caratteristica che accomuna un po' tutti i prodotti del Veneto, quindi non solo le spiagge, ma anche le città d'arte e anche ovviamente la montagna e i nostri laghi. Addirittura si arriva a flessioni che arrivano anche a 10 punti percentuali rispetto al weekend, a significare evidentemente anche una sensibile contrazione della permanenza media del turista. Questo poi sono dati che andremo a analizzare a bocce ferme, incrociandoli anche con quelli che arriveranno dall'Osservatorio Turistico Regionale, incrociandolo anche con i dati, diciamo, di performance derivanti dalla nostra piattaforma HBench, che in tempo reale ci dà questi indicatori. Però,
Insomma, ecco, io mi sentirei di dire che tutto sommato stiamo registrando dei trend positivi complessivamente. Sarebbe stato sciocco pensare che quanto abbiamo visto in questi 2 anni, questa grande pressione alla domanda, potesse continuare in maniera anche un po' ingiustificata, se posso dirglielo. Qui voglio essere molto, come dire, onesto, nel senso che l'incremento dei prezzi che abbiamo visto per le vacanze in generale sono dettate prevalentemente da un incremento dovuto al costo delle materie prime che l'anno scorso è stato quasi totalmente assorbito dagli operatori. Quest'anno è stato un po', ahimè, riversato anche sul consumatore. Ma certamente, diciamo, quanto si è verificato in questi 2 anni non è una situazione di normalità. Quindi ci attendiamo in previsione 2024 non diciamo, un calo legato a una crisi, ma sicuramente una contrazione maggiore della domanda e forse un ritorno a valori, del 2019 pre-Covid con una minore pressione della domanda. Ci auguriamo però alla fine di riuscire comunque a tenere le nostre fette di mercato e di continuare nel solco degli investimenti legati a sempre un migliore livello qualitativo, una complessiva ristrutturazione anche degli nostri immobili, sperando che ci sia sempre una maggiore attenzione da parte del governo rispetto a quello che noi rappresentiamo in termini economici per il PIL anche del paese. Quindi Certo, sì. non mi sento di dire che va male, Certo. cautela, perché sicuramente stiamo un po' scollinando rispetto a quanto abbiamo visto succedere nelle ultime due stagioni. Ecco, noi abbiamo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, poi altri osservatori sempre della categoria dei consumatori che lamentano un aumento del 19% medio, ovviamente, delle strutture alberghiere, quindi prezzi rincarati. Le famiglie sì che tendono effettivamente a spezzettare le vacanze, fare i weekend lunghi, però non fare più periodi prolungati, e una spesa per quattro persone di famiglia, una media di spesa di 5.781 euro, insomma, con aumento complessivo arrivare fino al 22-25%, che risulta un po' insostenibile per molti. La tendenza poi a ricorrere, anziché agli alberghi e a altre strutture di ricettività analoghi, alle case vacanze, cioè la casa di famiglia che viene recuperata, appartamenti che erano di proprietà che vengono utilizzati per l'estate, un po' come si faceva negli anni 70. Non è proprio, per quel che riguarda gli italiani che vengono nella nostra regione. Non è proprio un segnale straordinario questo, viene compensato appunto come diceva lei per carità da altre presenze, arriveranno gli americani anziché i tedeschi anche se in percentuale minore, però questo è un segnale che sì, lei dice sono aumentati gli energetici però che sono anche discesi perché le materie prime sono ritornate a livello e adesso non c'è riscaldamento acceso poi per giunta. Sì, questo che lei dice è vero. È chiaro che va sottolineato un aspetto. Allora, ogni operatore, ogni imprenditore ha ben chiaro qual è il suo rapporto di qualità-prezzo che ci può permettere per non perdere fette di mercato o clientela. E la qualità oggi, purtroppo, anzi da sempre, è un qualcosa che ha i suoi costi nel riuscire a mantenerla. Quindi abbiamo comunque un cliente che non è disposto assolutamente a rinunciare a servizi di qualità, e questi, per riuscire ad erogarli, dobbiamo assolutamente purtroppo fare i conti anche con quello che è il prezzo di vendita. Il paragone tra le strutture ricettive alberghiere e le case vacanza, secondo me, è un paragone che non è sostenibile, o perlomeno sono due mercati completamente diversi. Per quanto le vorrei anche far notare come alle volte gli affitti degli appartamenti non siano assolutamente, ancorché privati di alcuni servizi, inferiori a quelli che vengono erogati dal settore ricettivo alberghiero. Quindi è vero che c'è stato un ridimensionamento, non un ritorno ai valori precedenti dei prezzi delle materie prime, c'è stato un sensibile calo, ma è pur vero che nel corso della stagione 2022 questi incrementi sono stati quasi totalmente assorbiti dagli operatori, in quanto ormai avevano magari già venduto il prezzo del pacchetto della vacanza e non hanno applicato in alcun modo alcun sovrapprezzo, nonostante sono stati oggetto da parte dei loro
loro fornitori di incrementi anche superiori ai 10 punti percentuali. Cito solo un esempio che è stato, ricordo, l'anno scorso, non solo quello dell'energia elettrica, ma anche quello delle lavanderie piuttosto che delle materie prime in generale. Tutto questo ha avuto certamente un riverbero nella stagione 2022, ma ancora una coda lunga nella stagione 2023, in quanto non completamente ammortizzato lo scorso anno. Le dico questo: nei 4 e 5 stelle oggi, diciamo, il fattore prezzo ancora tiene i livelli del 2022, è calata un po' l'occupazione. È chiaro che lì siamo però di fronte a un cliente che è minor, diciamo, meno sensibile al fattore, diciamo, prezzo. Nei 3 stelle e nei 2 stelle stiamo notando non solo un po' una minor pressione della domanda, quindi un calo dell'occupazione, ma anche una leggera flessione dei prezzi rispetto a quanto registrato nel corso della stagione 2022. Però, insomma, tutto sommato ce l'attendevamo un po', ecco, non penso che chi fa l'imprenditore nel nostro settore non poteva assolutamente pensare che questi 2 anni che abbiamo vissuto fossero una situazione strutturale. È una situazione contingente dovuta evidentemente da una voglia grande di ritornare in vacanza e quindi di aver conservato per un certo periodo i soldi e quindi dedicati tutti alle vacanze, alle cene fuori nel corso delle stagioni 2022-2023. Adesso ci attendiamo un po' un ritorno quindi alla normalità. Qualcuno farà altre scelte che non sono quelle alberghiere, per quanto io mi senta di spendere sempre una lancia per quello che è il nostro settore, che oltre a garantire servizi di qualità che vanno appunto dalla montagna alle città d'arte, ai laghi e alle spiagge, mantengono anche dei servizi di sicurezza e anche tutto questo poi lo si sa valutare quando se ne ha effettivamente bisogno e credo che sia un elemento fondamentale anche della vacanza. Quindi una stagione tutto sommato che se anche maggio non è stato estremamente positivo dal punto di vista meteorologico e oggi che ne parliamo, siamo qui in collegamento, abbiamo qualche nuvola, ma tutto sommato con temperature elevate, con il sole che è previsto per le prossime settimane, io credo che ci accompagnerà con un trend tutto sommato positivo fino alla fine della stagione di settembre. Non saranno i numeri del 2022 singolarmente per i singoli mesi, questo va certo. Ma i Abbiamo un prezzi potrebbero primato, ridimensionarsi, ovviamente, sul weekend. scusi che la interrompo, i prezzi potrebbero ritornare in linea, a fronte di ovviamente una situazione standard di diminuzione delle materie prime, in modo che anche, chi ci ascolta, che sono i cittadini, possano ipotizzare prossime vacanze, normali, oppure questo sarà l'andazzo, siccome le buste paga quelle sono, o le entrate economiche dei professionisti quelle sono, a questo punto bisognerà rinunciare drasticamente alle proprie vacanze nei nostri lidi. No, guardi, io già le ho detto, gli indicatori ci stanno dicendo che c'è una tendenza a prenotare ancora più sotto data e questo è sintomatico evidentemente di una attesa nel verificare se dovessero uscire magari i famosi last minute di una volta che tanto erano gettonati. E io questo non lo escludo, nel senso che da parte dei nostri operatori c'è sempre una grande attenzione a quelle che sono le dinamiche di prezzo e di mercato. Qualora dovessero registrare evidentemente delle difficoltà, sono certo che verranno messe in campo delle contromisure facendo leva sulle dinamiche di prezzi che sono ormai una caratteristica di questi ultimi anni. I prezzi salgono e scendono in continuazione e certamente qualcuno sarà più attento, soprattutto nei mercati online, ad accaparrarsi la vacanza, l'offerta dell'ultimo momento o la camera rimasta vuota che l'operatore vorrà mettere a disposizione. Sono sicuro che su questo c'è un po' un effetto elastico che si va a generare, in particolare soprattutto nel corso della settimana dove le strutture ricettive alberghiere, ma non solo, registrano una leggera flessione della domanda. Certo, allora prima di lasciarla, solo una battuta relativamente al personale nelle strutture alberghiere, come siete messi? Avete recuperato quelle figure mancanti? Quindi ci sono adesso le nuove figure professionali oppure no? Ma guardi, allora il tema del capitale umano è un tema di natura strutturale, non è contingente, è una cosa che nasce ancora prima del Covid e che si è evidentemente amplificata con dei fenomeni che abbiamo visto letto nei giornali, delle tendenze nuove, soprattutto da parte dei giovani, diciamo, difficoltà di lavorare nei weekend, tutta una serie di diciamo, croniche difficoltà che il nostro settore, a mio avviso,
ha la necessità di mettere in ordine. È chiaro che dobbiamo assolutamente essere aperti anche ai flussi provenienti dall'estero in maniera maggiore rispetto a quanto fatto nel passato, quindi dobbiamo operare in quel senso, andare a prenderci un po' anche i collaboratori e forse anche a formarceli all'estero prima di portarli all'interno delle nostre aziende, perché, ripeto, noi abbiamo. Rappresentiamo un settore dove i nostri ragazzi, i nostri collaboratori devono avere delle relazioni con l'ospite, quindi hanno la necessità di conoscere la lingua, di essere un po' preparati in questo. E credo che ci sarà da fare un grande lavoro da qui ai prossimi anni, perché senza il No, capitale non umano si fa non niente. riusciremo neanche a valorizzare gli investimenti che andiamo a Certo. fare. Quindi la situazione è ancora difficile, per rispondere alla sua domanda. Alcune figure non sono state trovate. Alcuni operatori hanno anche cercato di formare internamente, gli addetti pur di riuscire a uscire da questa fase un po' complicata nella quale ci troviamo però da qualche anno. Grazie, grazie Presidente Schiavone. Noi adesso andiamo in pubblicità, la ringraziamo, lasciamo tornare alle sue occupazioni, quindi buon lavoro. Speriamo che sia Grazie anche una a voi. buona estate per quel che riguarda le attività che lei, di cui lei si occupa del settore turistico alberghiero. E noi, voi telespettatori, restate con noi. Noi dopo la pubblicità riprendiamo con il nostro ospite in studio, Marco Michielli, che invece è Presidente di Federturismo regionale e Vicepresidente nazionale. Tra poco. Grazie, un saluto.